Partiamo dal numero uno, l'autoanalisi. Tu sei italiano, parli italiano, non devi parlare inglese perfettamente. Se parli inglese devi fare degli errori. E se fai gli errori è normale. Ti capita mai di fare degli errori quando parli in italiano? A me sta capitando in questi video. Io faccio continuamente errori quando parlo. Ma mi capite? Sì, mi capite. Quindi va bene. Parlare una lingua non significa essere perfetti. Parlare una lingua significa farsi capire. Punto e basta. Una volta che hai di fronte a te una persona che magari non parla la tua lingua, e ne parleremo fra un attimo, ma ti capisce, ha capito quello che hai detto, tu sei in un livello di autocoscienza in cui stai dicendo: ok, mi ha capito, chi se ne frega del resto? Se ho fatto un errore, chi se ne frega? Ma mi ha capito. Non ci dobbiamo prendere una laurea in lingua e letteratura inglese. Non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è farci capire, leggere in quella lingua, guardare un bel video, un film che ci piace, capire in un'altra lingua. Questo è il nostro obiettivo. Acquisirla quella lingua, non impararla. Perché in questo primo punto, l'autoanalisi, ti devi far convinto che la grammatica, se una lingua la vuoi parlare, non ti serve a niente. Io quando ho cominciato a studiare inglese, non ho cominciato dalla grammatica. Non ho iniziato dalla grammatica, te lo posso assicurare. Io ho iniziato, adesso lo vedrai nei punti, semplicemente guardando, vedendo, ascoltando, provando a parlare. Sempre nel punto numero uno, l'autoanalisi. Fatti convinto che non devi essere timido, che non ti devi sentire giudicato. Ma che te ne frega? Ma che ti frega di quello che dicono gli altri? Hai detto quella cosa così. Non si pronuncia così, si pronuncia così. Che poi di solito chi ti giudica sono gli italiani che ti giudicano, che parlano peggio di te se li senti parlare. Ma tu non li giudichi perché non te ne frega niente. E non vuoi essere giudicato. Non perché non ti interessa il giudizio, ma semplicemente perché non fa parte di quello che devi fare. Tu devi parlare. E se gli altri intorno ridono, non te ne deve fregare niente. Io quando parlo in inglese, io mi trovo spesso in ambienti in cui ci sono persone italiane, che a un certo punto capiscono che sei italiano, e in quel momento scatta il pippone, che ti guardano. Perché parla così? Ma quello non si dice così, quello si dice colà. Però se tu ci provi a parlare non sanno dire niente. Ah, ma io l'inglese lo capisco. Lo capisco molto bene, ma non lo so parlare. Ah, ma la the. Non funziona. Non funziona così. Nel primo punto, autoanalisi, tu devi guardare te stesso come un italiano che vuole parlare un'altra lingua. Quindi, che fa errori, ed è bello che faccia errori, che voglia solo comunicare con gli altri, e che non parlerà mai quella lingua fluentemente come parli l'italiano. Certo, un giorno, se io ti auguro, te ne vai negli Stati Uniti, o te ne vai in Inghilterra, o te ne vai in un paese che parla la lingua inglese, stai là 10 anni, beh, sicuramente diventerai fluente. Non solo imparerai la lingua, ma diventerai fluente, diventerà veramente la tua seconda lingua. Va benissimo, ma non è quello il punto da cui bisogna partire. Nessuno di noi deve diventare perfetto, ma chi se ne frega? La devi saper parlare, la devi acquisire, la devi assorbire.